tutti, bentornati. Che dirvi, il Natale si sta avvicinando, il Black Friday è praticamente alle porte. Qual è il miglior momento secondo voi per fare shopping? Io personalmente infatti non faccio altro che saltare da un sito all'altro per approfittare dello sconto migliore che ci possa essere sul web, diciamo così. Infatti mi stanno arrivando mail di continuo da qualsiasi sito, di qualsiasi genere, sono inondata, penso di non essere l'unica, penso che chiunque in questi giorni stia ricevendo mail di promozioni, sconti, eccetera, eccetera. In realtà questo video nasce con l'idea di darvi qualche spunto per fare regali di Natale. Io approfitto in questo periodo per fare regali di Natale. Trovo che il Black Friday e anche il Cyber Monday, non lo dimentichiamo, dove secondo me quel che resta magari lo scontano anche maggiormente, se siete fortunati e trovate magari quello che volete, però generalmente io approfitto al Black Friday perché ho paura magari di non trovare più nulla di quello che volevo e quindi appunto sicuramente approfitterò durante questo weekend per fare un po' di regalini. Io mi sono segnata un po' di siti che vorrei appunto segnalarvi. Mi sono arrivati in realtà già durante lo scorso weekend mi è arrivata qualche mail da Sephora di alcuni sconti su alcuni brand, non tutti uguali, tipo su alcuni brand c'era lo sconto del 10, tipo c'era un cofanetto di Estée Lauder che io ce l'ho nella wishlist, che vorrei per me sinceramente, ma è un bellissimo regalo di Natale secondo me, infatti il costo non è neanche alto, siamo sui 40 euro, però magari scontato riuscite ad avere anche qualcosina in più. Io spero che tutto quello che vi sto proponendo diciamo riescano a scontarli maggiormente. Alcuni di questi che vi proporrò sono già in sconto Black Friday. Sephora quest'anno ha una vastissima gamma di idee regalo, soprattutto di cofanetti, che sono secondo me un regalo molto carino da fare perché non contengono soltanto un prodotto ma più prodotti magari anche dello stesso brand o non solo, che li trovo anche molto carini, anche lo stesso packaging è molto bello e ne ho trovati davvero un sacco che volevo segnalarvi. Vi segnalo quelli che magari mi sono piaciuti di più, soprattutto su Sephora, anche con budget diversi. Una cosa molto interessante e molto carina è un cofanetto di Too Faced, delle tinte labbra, le famose Melted, dove ci sono 4 tinte, penso siano anche delle colorazioni più famose. E la confezione è molto carina perché c'è un tè tutto a tema Natale, quindi molto tema natalizio, quindi come regalo di Natale trovo che sia molto interessante. Anche secondo me molto convenienti sono i cofanetti di Benefit. Oltre ad esserci il calendario, penso sia ancora disponibile su Sephora e siamo sui 70 euro, sto perdendo la voce, ma ci sono anche dei cofanetti un po' più piccolini con 2 o 3 prodotti con prezzi anche secondo me convenienti. Penso siano tutte però mini taglie, tipo c'è uno molto carino con il Gimme Brow, il mascara e il Professional, quindi il primer per i pori dilatati. Una box che io apprezzerei tantissimo è una box sempre di Sephora, siamo sui 50 euro, magari scontata ancora di più durante il Black Friday, è un affare, dove ci sono un sacco di prodotti interessanti di vari brand, tra cui la Beauty Blender, una tinta di Fenty Beauty, un siero di Tarte, che altro c'è? Un prodotto di Ritual, una crema o maschera, credo, di Glam Glow, una crema viso di Clinique, che tra l'altro già possiedo. Insomma, questa la trovo molto interessante. Interessante anche una box di Tarte, interamente di Tarte, con il primer, un blush e un mascara. E qui siamo sui 25 euro. Quindi come budget, diciamo, secondo me, con un budget del genere facciamo una gran bella figura, perché sono comunque degli ottimi prodotti. Sempre di Benefit, anche una cosa che ho segnato e che mi sono salvata è anche il kit sopracciglia di Benefit, dove ci sono ben 5 prodotti di Benefit. Sono tutti prodotti molto famosi di Benefit, tra cui il gel, la matita, il Gimme Brow, al prezzo di 66,90 euro. Non proprio basso, però ripeto, con uno sconto in più secondo me se può fa. Poi che altro c'è? Sempre su Sephora, molto belli, sono i cofanetti di Marc Jacobs. Ci sono alcuni incentrati sugli occhi, quindi mascara, matita occhi. Un altro molto bello anche che ho visto di Marc Jacobs, come prezzi siamo sempre lì, anche sui 25, c'è la matita, il mascara e il lucidalabbra. Il cofanetto è molto bello, la gift è bella, c'è la box che ha questo tema con le ciliegie, bellissimo, cioè non c'è bisogno neanche di fare il pacco regalo, è già un pacco regalo lui.
Poi c'è sempre su Sephora i cofanetti tipo di Laneige, cioè se magari sapete che una vostra amica, una vostra parente va pazza per X brand, su Sephora c'è di tutto e di più. Poi molto carini e simpatici sono anche i cofanetti di Sephora, by Sephora. Quest'anno ho fatto questa collezione Total Wild, c'è una con la faccia della tigre molto carina, ce ne sono tantissime in realtà, però penso che tutti i prodotti siano di Sephora, non di altri brand, però sono simpatici e molto belli da regalare. Se siete delle amanti della skincare tipo Olen Ritzen, c'è un bel cofanetto su Sephora a 25 euro con i loro famosissimi prodotti di cui vi ho parlato tantissime volte, in particolare il Banana Bry Eye Cream, che è il contorno occhi alla banana che schiarisce il contorno occhi, e anche il primer alla banana. Questo è molto carino, tra l'altro è anche molto bello la confezione, la box è molto carina, trovo che sia molto originale. Per gli amanti di Ritual, quindi della body care, c'è un bel cofanetto ad un prezzo molto molto interessante, siamo sui 15,90 euro. Anche di Fenty Beauty ci sono delle cose carine, tra cui l'illuminante, la terra e un carinissimo lucida labbra, quindi un gloss, qui siamo sui 40 euro. Per gli amanti invece di Fresh c'è un cofanetto interessante al prezzo di 26 euro. Fresh sappiamo non essere un brand proprio low cost, costicchia. Qui invece al prezzo di 26 euro possiamo avere un gel detergente, il Soy Face Cleanser, e una maschera e una crema. Questo lo trovo molto, molto completo, tra l'altro, perché abbiamo il detergente, la maschera e la crema. Trovo che sia bello. Su Lookfantastica anche ci sono delle bellissime di regalo. C'è un interessantissimo cofanetto di Elemis, siamo sui 71 euro, dove ci sono sette prodotti di Elemis. Se siete amanti di Elemis, secondo me potrebbe piacervi. C'è anche una carinissima pochette tutta colorata. Trovo che sia questa qui molto bella. A me Elemis piace tanto. Bellissimo è anche su Lookfantastic il cofanetto, cioè la box di Origins, dove ci sono anche qui tra i più famosi prodotti di Origins, quelli più iconici, e quindi tra cui ci sono creme, maschere, detergenti, sieri. Questo è molto bello. Anche bello, secondo me, di Origins è il cofanetto della linea matte, quelli che hanno la confezione tutta rosa, dove c'è una maschera, una crema, un siero. Lui lo trovo bello e anche ad un prezzo ragionevole, 36 euro. Lookfantastic invece è un interessantissimo cofanetto di Yves Saint Laurent, se amate questi brand un po' più luxury, e siamo sui 31 euro dove c'è il mascara, la matita e penso sia uno struccante. Se amate questi brand un po' più luxury che piacciono, insomma, piacciono molto. Anche tra l'altro su Sephora invece al prezzo di 70 euro, quasi 80, sempre di Yves Saint Laurent, c'è un cofanetto molto bello, se volete spendere qualcosa in più. C'è la pochette con il rossetto, il mascara, il profumo, e questo trovo che sia anche molto interessante. Un altro sito che mi sento assolutamente di segnalarvi è Beauty Bay. Infatti ho ricevuto ieri delle mail da Beauty Bay, infatti ho adocchiato qualcosa, ci sono degli sconti secondo me molto convenienti, c'è il 30% su un sacco di brand tipo Zoeva, Jeffree Star, ci sono diversi brand molto interessanti a un 30% che ci piace. Chiaramente non perdete di vista Cult Beauty, anche Cult Beauty secondo me durante il Black Friday, quindi ci siamo, ci farà delle belle sorprese. Ha già fatto qualcosina al 20-30? No, non mi pare di non aver visto nulla al 30% di interessante. Anche Cult Beauty quest'anno con le box non si è smentita, non, anzi ci sono piaciute tanto, infatti una di quelle era nella mia wishlist, la volevo acquistare. In tema beauty, questi sono diciamo, i siti che mi sento di consigliarvi. In tema skincare invece voglio segnalarvi, e body care, voglio segnalarvi un 40%, anzi si può anche arrivare al 52% sul sito di Shampoora, dove potete personalizzare i vostri shampoo, i vostri prodotti per capelli.
vi spoilerò che io ho fatto un ordine che sicuramente vi mostrerò. Un altro sito interessante è anche Skin First, che penso faccia il 30% su tutti i prodotti in gamma. Anche lui nella mia wishlist, penso che un ordine lo farò anche da loro. Anche Zago ha fatto qualche sconto, infatti su Zago sicuramente farò un ordine già nel carrello, perché voglio provare un prodotto. Voglio cercare di voglio provare diversi brand questa volta, non voglio soffermarmi soltanto su un brand, perché voglio testare diverse cose. Anche Nabla non è da tralasciare. Nabla tipo ha fatto questi giorni, in previsione penso anche del Black Friday, un sacco di idee regalo, quindi delle box, dei beauty con diversi prodotti, anche a prezzi abbastanza ragionevoli. In alcuni di questi ci sono anche delle palette tra le più famose, tra cui anche le Cutie Palette, la Secret Palette, diverse palette, quasi tutte penso le palette di Nabla, o meglio le più famose. Ci sono anche appena usciti diversi set di pennelli che sono usciti qualche giorno fa, penso in sconto al 30%. Ci sono tipo tre set, sia viso che occhi, scontate, poi secondo me sono anche vantaggiose. In tema makeup e beauty, insomma, questo mi sento di segnalarvi. Per quanto riguarda invece l'abbigliamento, non mi sento di consigliarvi Zara, anzi ve lo sconsiglio, almeno tutte le volte che ci sono i saldi, il Black Friday. Zara non mi fa mai impazzire, anzi mi delude puntualmente, non trovo mai delle occasioni, quindi Zara non mi sento di consigliarlo. ASOS invece sì, mi sento di consigliarlo. Date anche un'occhiata alla Rinascente, perché la Rinascente sta facendo anche degli sconti interessanti, anche se lì potete trovare il beauty, il make up, l'abbigliamento, l'arredamento. La Rinascente ha un sacco di cose belle. Westwing è anche un altro sito da tenere d'occhio se vi piace, se volete fare qualche regalo magari di arredo, davvero delle cose belle. Io infatti in realtà da poco tempo sbircio su Westwing e ha delle cose molto carine. I prezzi sono non proprio abbordabili, però ci sono cose, delle chicche anche a prezzi vantaggiosi. Una chicca interessante che ho scoperto anche io da poco, perché ho fatto un regalo da poco, sono invece le Yankee Candle personalizzate, che significa che sul sito potete personalizzare la vostra Yankee Candle nel formato full della giara. Potete metterci la foto che vi pare, scrivere la frase che più vi piace e scegliere anche la fragranza che più vi piace, quindi potete personalizzare dalla A alla Z la vostra candela, magari poterla anche regalare. Questa penso che sia un'idea molto bella, molto personalizzata e molto carina. Anche Ave & May sta facendo anche gli sconti, lì ho visto qualche sconticino anche sui kit, sono molto molto carini. Anche su Lookfantastic, ritornando a Lookfantastic, ho trovato un kit di candele molto bello, anche proprio il packaging stesso della candela l'ho trovato molto carino. Io credo bene o male di aver menzionato più o meno tutti i siti che io personalmente sto tenendo d'occhio, quindi sia di beauty che di make up, di arredamento, di abbigliamento. Di abbigliamento però devo dirvi non sono molto entusiasta, cioè, o meglio, ad oggi che non è ancora il Black Friday, non ho ancora ricevuto quella mail dove dico cavolo, devo acquistarlo. Non ancora, forse su Yux ci sarà qualcosa di interessante, lì trovo spesso delle cose carine e sicuramente durante il Black Friday qualcosa potrei trovarla, quindi Yux va via. Almeno non ho ricevuto nessuna mail, quindi non so se al momento ci sono già sconti Black Friday, non lo so, non ho ancora visto, infatti mi è venuto in mente adesso, ma devo assolutamente andare a controllare. Quindi l'abbigliamento, sono questi i siti che vi consiglio. Zara di solito mi delude, magari quest'anno ci fa il sorpresone di Natale, non lo so, di solito non è mai così, però noi ci speriamo, perché su Zara ha un carrello che non sto qui a dirvi quanto vale. E nulla, queste erano le mie idee regalo, insomma, i miei consigli sulle idee regalo e perché no anche acquisti Black Friday, insomma, associamo entrambe le cose. E nulla, ditemi un po' che ne pensate, se anche voi avete qualche sito, qualche chicca da consigliarmi, magari me lo scrivete, perché sono anch'io alle prese con regali di Natale, cose carine e originali, quindi magari me lo scrivete, mi farebbe un sacco piacere. Io come sempre vi mando un bacio, come sempre vi chiedo se vi va di supportarmi mettendomi un like al video e perché no anche di iscrivervi al mio canale.
E nulla, noi ci aggiorniamo con i prossimi video perché ci sono delle cose che vi mostrerò e sicuramente farò diversi acquisti durante il Black Friday, sicuramente. Quindi restate sintonizzati perché ho un sacco di cose di cui parlarvi. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!